quella del 27 gennaio, giorno della memoria, assume per la scuola primaria classe quinta e la scuola secondaria prima, seconda, terza, scuola media una importanza fondamentale nel percorso di crescita civile dei ragazzi, per non dimenticare, perché mai più accada. Come ogni anno il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha proposto a tutti un concorso divisi in due settori, una parte letteraria e una parte grafica, dove tutti i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare. Sono stati premiati i miglior elaborati di classe quinta, di prima, seconda e terza media. Devo dire che il lavoro della commissione non è stato facile per la quantità di materiale, ma anche devo riconoscere per il valore dello stesso materiale. In qualche caso infatti sono stati attribuiti premi ex aequo. Devo aggiungere che la giornata è stata preceduta dall'inaugurazione del mosaico, sono 350 formelle che ogni ragazzo ha preparato, cotta poi nel forno, preparato in argilla, ognuno ha dato la propria interpretazione della Shoah, del ricordo. Il mosaico è stato collocato all'ingresso della scuola, dopo la benedizione è stato presentato a tutti e resterà a memoria continua insieme al lavoro che la scuola continuerà a fare. Tutte le persone in ingresso nella scuola, ogni giorno, ogni mattina in entrata e in uscita, i ragazzi vedono il mosaico e anche tutti gli utenti quando entreranno in questa scuola. È un monito anche non solo al presente ma anche alle generazioni future che queste cose non abbiano più ad accadere. I lavori realizzati dai ragazzi resteranno poi esposti a scuola? Sì, da oggi c'è questa mostra aperta naturalmente al pubblico, io invito i genitori e non solo a visitarla fino alla metà di febbraio, poi saranno restituiti ai singoli e proprietari. È una mostra importante, significativa, perché dà anche la modalità di leggere l'intensità del pensiero dei nostri ragazzi, spesso definiti come superficiali. Se poi c'è un approccio corretto a questa tragedia, i ragazzi sono capaci anche di grandi pensieri e anche davvero di grandi risultati. L'abbiamo visto anche questa mattina. La porta si chiude, non si ode più nulla, solo grida strazianti e pietosi lamenti. Non si vede più il cielo, ormai coperto da un fumo nero. Solo paura, angoscia e terrore c'è ormai nel nostro cuore. Sofferenza, dolore e morte è ormai questa la nostra sorte. Dai corpi bruciati rimane l'odore, spero soltanto mai più questo orrore.